grazie a tutti di poter essere qui presenti alla Città Eterna con una bollicina alternativa e diversa per natura che è il nostro Durello, il nostro 733, di cui abbiamo sia il metodo classico e il nostro metodo Charmat prodotto da Cantina di Soave. Di cui nel nostro Charmat parliamo di freschezza, semplicità, qualcosa di più immediato, giovane ma molto piacevole. Invece il nostro metodo classico parliamo più di intensità, persistenza, di grande carattere e personalità. Quindi al nostro graditissimo pubblico a scelta, quindi persistenza oppure freschezza. L'azienda Fongaro Spumanti di Verona. Siamo qui a Roma oggi col consorzio del Durello per far conoscere questo vitigno tipico delle nostre zone, che è proprio a cavallo tra le due province di Verona e Vicenza. Io come azienda ho portato 4 spumanti dei 6 che produciamo con questo vitigno, quindi Durello al 100%, 2 Brut e 2 Padosé, per fare apprezzare e capire la caratteristica del vitigno e quindi dei nostri spumanti metodo classico. E la caratteristica dell'uva è avere un'alta acidità, dovuta appunto a questa uva e al territorio vulcanico, e la caratteristica dei nostri spumanti è questa freschezza, pulizia e sapidità che ci differenzia da tutti gli altri spumanti metodo classico. Casarotto, rappresento qui l'azienda agricola Casarotto con sede a Montefiori Crosara. È un'azienda che nasce nel 1945, diciamo a metà tra la zona di produzione delle Sini Durello e del Soave, due DOC importanti nel Veneto, e siamo qui a pubblicizzare, diciamo, il Durello Monti Lessini, che noi produciamo in due tipologie diverse: il metodo classico 36 mesi in bottiglia e il metodo Charmat fresco giovane 2015. Stefano Rangoni è uno dei titolari della cantina Cador di Rossa. Produciamo due tipi di Durello: il millesimato con il brand Cador, in questo caso presentiamo il 2015, e il Unica, che ha un 70% di Lessini Durello e un 30% di Garganega. Questa è la bottiglia Cador serigrafata. Cantina Tonello, siamo a Montorso Vicentino. Insieme al papà conduco questa azienda che si muove su 12 ettari, non solo di Durella. Questa sera però abbiamo i nostri due metodi classici: il 36 mesi, cioè etichetta verde, che è un 100% Durella, e fa 3 anni di rifermentazione in bottiglia. Questo qua è in particolare un 2011, sboccato nel dicembre del 2015, mentre l'etichetta bianca è il nostro riserva, un vino che è nato per un semplice errore del papà, che ha dimenticato 600 bottiglie alla sboccatura di 2 anni fa, quindi è un'annata 2009 che noi abbiamo sboccato insieme al 36 mesi nel dicembre del 2015. È una scoperta, diciamo che è un vino che si è fatto da sé. La nostra unica abilità è stata quindi a suo tempo curare le vigne, seguirle fin dall'inizio e selezionare le uve e metterle in bottiglia, in poche parole. Poi il vino ha fatto da sé. Amiamo moltissimo il nostro territorio, il nostro paese Montorso, e crediamo molto nella Lessini Durello, che secondo noi è il metodo classico con vitigno autoctono per eccellenza italiano. Il terreno è vulcanico, quindi grandi vini con grandi mineralità che sono molto vocati a una produzione di metodo classico che esalta al meglio il territorio e le tradizioni locali. Buonasera, sono Fabio Tirapelle dell'azienda vitivinicola Nicola Tirapelle, un'azienda di conduzione familiare. Questa sera sono qui con il mio Durello, è un Durello metodo Charmat, è un prodotto abbastanza particolare, lo definirei un Durello abbastanza innovativo per due caratteristiche. Innanzitutto perché le viti di Durello sono piantate a sistema Guyot, hanno un'uva molto esposta al sole. Essendo un'uva molto esposta al sole, diciamo, sviluppa degli zuccheri
che possano influire sull'acidità nel vino, rendendo un prodotto abbastanza morbido. E poi questo vino ha una mineralità finale dovuta al terreno vulcanico della mia zona e dà, diciamo, un'espressione in più al mio durello. Salve, sono Elena Cavazza e rappresento oggi l'azienda appunto di famiglia Cavazza. Siamo un'azienda agricola in provincia di Vicenza, a Selva di Montebello Vicentino, e appunto siamo qui per presentare il nostro Durello, che è il vitigno autoctono della zona, e abbiamo una versione Charmat, dove appunto la seconda fermentazione avviene in autoclave. Questo viene fatto per enfatizzare i profumi dell'uva e anche per enfatizzare l'origine vulcanica del territorio. In secondo luogo poi abbiamo anche un Durello Surly, quindi con rifermentazione in bottiglia, che invece è un po' più particolare e adatto soprattutto agli abbinamenti con la cucina etnica. Noi siamo Lessinia Food, siamo un'attività che promuove l'enogastronomia della Lessinia, il nostro territorio. In questo caso qua noi proponiamo una selezione di formaggi, nonché la soppressa, l'olio, il miele e un biscotto creato appositamente per l'evento che si chiama Durellino. Qui abbiamo dei formaggi che parte da uno stagionato da 30 giorni con esclusivamente latte d'alpeggio, passando poi per uno stagionato a 6 mesi e concludendo con il Gran Lessinia, il grana della Lessinia, che ha una stagionatura di 20 mesi. Ecco, noi andiamo a proporre questa tipologia di prodotto che danno un po' di, anzi senza un po', che danno valore alla nostra enogastronomia locale e territoriale.